Allora andiamo subito a vedere le immagini salienti di questa importante sfida del Rubens Farini, al quale anche il Lanciano era interessato per ovvi motivi di classifica. Vediamo. A Rubens Fadini va in scena uno dei match più interessanti della dodicesima giornata di ritorno, visto che i padroni di casa in piena corsa playoff affrontano il Taranto, terza forza del campionato. Gli uomini di Buffoni si rendono subito pericolosi al terzo con un calcio piazzato di Esposito che si stampa sul palo alla sinistra di Di Bitonto. Replica di testa di Corcia, ma stavolta il portiere pugliese neutralizza la minaccia. Al sesto assist di Caccavale per Elia, provvidenziale l'intervento di Bennardo a liberare. Al 17° cross di Federico Del Grosso che dalla destra serve Di Domenico ben appostato, il quale di testa insacca le spalle di Di Bitonto. Al 31° Federico Del Grosso strattona in aria Riganò, impedendogli al tiro e permettendo ad Ardigò di bloccare la sfera. Un minuto dopo il Taranto pareggia grazie ad una punizione dal limite di Mazzeo che scaglia il pallone all'incrocio dei pali. Al 36° risponde il Giulianova con una punizione dal limite di Cappellacci. Sulla respinta della barriera riprende Lia, ma Di Bitonto è attento e neutralizza la conclusione del bomber giallorosso. Nella ripresa il Taranto si fa vivo dalle parti di Ardigò grazie ad un'azione orchestrata fra Riganò e Cariello, con quest'ultimo che ci prova, ma l'estremo difensore giugliese respinge con i piedi. Al decimo Di Domenico viene trattenuto in aria da Cioffi, non riuscendo a tirare in porta. Arriva Di Corcia in suo aiuto, ma la conclusione è alta. Al 16° colpo di tacco di Elia a servire Di Domenico e Di Corcia. Quest'ultimo non controlla la sfera per la conclusione, permettendo alla difesa tarantina di allontanare la minaccia. Al 25° Esposito lancia in avanti Di Domenico, il cui tiro colpisce l'interno del palo. L'ultima azione di rilievo del match arriva al 33° con Cariello che vince il contrasto con Cristiano Del Grosso e si invola verso la porta giugliese dove conclude con poca forza e Ardigò blocca senza patemi. Finisce dunque in parità l'attesa sfida del Fadini, con un pareggio che accontenta entrambe le formazioni e in particolare gli ospiti ormai certi della partecipazione ai playoff. Il Giulianova al contrario dovrà vincere la concorrenza spietata della Viterbese e dei cugini del Lanciano. Queste erano le immagini di Giulianova a Taranto, tra poco, dopo consigli dalla regia, le interviste. Bene, e allora, dopo aver visto le immagini salienti di Giulianova Taranto, dovrebbero esserci le interviste e ringraziamo il collega Stanislao Liberatore per averle realizzate per noi. Vediamo. Un attimo di pazienza dalla regia. Le interviste nella sala stampa. Adrian, un 1-1 è un risultato onestamente un po' bugiardo. Un po', molto bugiardo, perché l'1-1 viene al termine di una partita che la squadra avversaria, dove la squadra avversaria non è riuscita a fare nemmeno un tiro in porta. L'unico tiro gliel'ha concesso l'arbitro su un calcio di punizione invertito. Su una cosa di questo genere noi domenica scorsa abbiamo subito il gol e abbiamo perso la partita. Per cui direi che adesso è un po' eccessivo quello che sta succedendo. Io non voglio dar colpa a nessuno, non voglio fare il processo alle intenzioni degli altri, però i fatti sono questi. E noi abbiamo pareggiato una partita senza neanche un tiro in porta. Non c'era Califano? Ma direi che pensare a questo è un po' riduttivo, perché chi è andato in campo ha fatto bene. Abbiamo preso due pali, abbiamo avuto cinque occasioni nette da gol da sui davanti al portiere e abbiamo fatto un gol. Credo che una squadra contro una diretta concorrente come questa, che ha pensato solo a difendersi, credo che non è riuscita a azzeccare una giocata importante, credo che sia grande merito del Giulianova, che ha fatto, a mio avviso, una grandissima partita. Se la sente di commentare il suo allontanamento dalla panchina? Il mio contornamento della panchina è forse l'unica cosa bella e giusta che ha fatto l'arbitro, perché in effetti io ero uscito dalla mia area di pertinenza e giustamente lui ha visto e mi ha mandato via. Ecco, direi che come decisione è una delle migliori che ha fatto in tutta la gara. Bene, era l'intervista al tecnico giugliese Adriano Buffoni e adesso possiamo passare con il campionato di Serie C2, Girone B, con naturalmente anche i marcatori contemporaneamente risultati da darvi.